Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Percidalvales SPA, ultimo aggiornamento, 3 agosto 2022. Cos'è Percidal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Percidal durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Percidal? Percidal è un farmaco a base del principio attivo Macrogol 4000, appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico lassativi ad azione osmotica. È commercializzato in Italia dall'azienda Valias SPA. Percidal può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni Percidal bambini o spolvere 20 bustine 3,6 g, Percidal o spolvere 20 bustine 7,3 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Valias SPA, ricetta. SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco, classe C, principio attivo. Macrogol 4000, gruppo terapeutico. Lassativi, forma farmaceutica. Polvere, indicazioni, trattamento della stitichezza, posologia, la dose corretta è quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione di feci molli. È consigliabile usare inizialmente le dosi minime previste. Quando necessario, la dose può essere poi aumentata, ma senza mai superare quella massima indicata. Percidal 7,3 g polvere per soluzione orale è indicato negli adulti, negli anziani e nei bambini di età superiore a 12 anni, adolescenti, per i quali si raccomanda il seguente dosaggio. 1-3 bustine al giorno Percidal bambini. 3,6 g polvere per soluzione orale è indicato nei bambini dall'età di 6 mesi ai 12 anni. Età, numero bustine barra via e quantità di Macrogol 6 mesi 1 anno 1 bustina 3,644 g 1, 4 anni 1, 2 bustine 3,644 g 7,288 g 4, 8 anni 2, 3 bustine 7,288 g 10,932 g 8, 12 anni 3, 4 bustine 10,932 g 14,576 g. Modo di somministrazione: assumere lontano dai pasti al mattino nel caso di assunzione di una bustina al giorno o al mattino e alla sera nel caso di assunzione di più bustine al giorno. Per adulti e bambini di età superiore a 12 anni, di sciogliere la polvere, appena prima del suo utilizzo, in circa 250 ml di acqua, più o meno il contenuto di due bicchieri o di una tazza, e per bambini da 6 mesi a 12 anni, in 50 ml di acqua, più o meno il contenuto di mezzo bicchiere. Non aggiungere altri ingredienti. È preferibile bere l'intera quantità abbastanza rapidamente, nel giro di pochi minuti, evitando di sorseggiarla per lungo tempo. L'effetto può manifestarsi entro 24-48 ore dalla somministrazione. Nei bambini il trattamento non deve superare i 3 mesi data l'assenza di dati clinici per un trattamento superiore ai 3 mesi. Il ripristino dei movimenti intestinali indotti dal trattamento potrà essere mantenuto da uno stile di vita sano e da una dieta corretta. Una dieta ricca di liquidi favorisce l'effetto del medicinale. In base alla risposta ottenuta nel singolo paziente, la dose giornaliera dovrà essere adattata dal medico, nell'ambito delle posologie autorizzate, e dovrà essere stabilita la durata e la modalità di sospensione del trattamento. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo Macrogol, polietilenglicole o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. I lassativi non devono essere utilizzati dai soggetti con dolore addominale acuto o di origine sconosciuta, nausea o vomito, marcata accentuazione o riduzione della peristalsi, sanguinamento rettale. La presenza di uno o più di questi sintomi o segni richiede un adeguato approfondimento diagnostico da parte del medico al fine di escludere una delle condizioni patologiche che controindicano l'uso dei lassativi, ad esempio. Gravi malattie infiammatorie dell'intestino, quali colite ulcerosa, malattia di Crohn, omega colon tossico, associato con stenosi sintomatica perforazione o rischi di perforazione intestinale iloparalitico, o sospetta ostruzione dell'intestino, o stenosi sintomatica grave, stato di disidratazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: avvertenze, l'abuso di lassativi, uso frequente o prolungato o con dosi eccessive, può causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua, sali minerali, specialmente potassio, e altri fattori nutritivi essenziali.
vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione ai lassativi possono ridurre il tempo di permanenza nell'intestino, e quindi l'assorbimento, di altri farmaci somministrati contemporaneamente per via orale. Esiste la possibilità che l'assorbimento di altri medicinali possa essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Pergidal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Pergidal durante la gravidanza e l'allattamento? Non esistono studi adeguati e ben controllati sull'uso del medicinale in gravidanza o nell'allattamento. Pertanto il medicinale deve essere usato solo in caso di necessità, sotto il diretto controllo del, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati elencati per frequenza sono riportati, usando la seguente convenzione. Molto comune, e un decimo. Comune, dai un centesimo a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosi eccessive possono causare dolori addominali e diarrea che scompaiono con la riduzione del dosaggio o con l'interruzione temporanea del trattamento. L'eccessiva perdita di liquidi ed elettroliti causata da diarrea o vomito può richiedere la correzione delle eventuali alterazioni. Vedere inoltre quanto riportato nel paragrafo avvertenze speciali e precauzioni d'impiego circa l'abuso di lassativi. Sono stati riportati casi di aspirazione polmonare quando sono stati somministrati elevati volumi di polietile in glicole ed elettroliti attraverso il tubicino nasogastrico. Bambini con danni neurologici e affetti da disfunzione oromotoria sono particolarmente a rischio di aspirazione. In pediatria sono stati riportati casi di infiammazione perianale ed indolenzimento quando elevati volumi di soluzione di macrogol, da 4 a 11 litri, sono stati somministrati per il lavaggio intestinale sia in preparazione della colonscopia sia nella disostruzione fecale in caso di encopresi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Lassativi ad azione osmotica. Codice ATCA 06 ad 15. L'attività farmacologica di Macrogol 4000 si esplica nell'azione lassativa svolta nell'intestino, con meccanismo osmotico, attraverso l'inibizione dell'assorbimento di acqua DAL. Proprietà farmacocinetiche. Macrogol non viene metabolizzato nell'intestino. L'assorbimento sistemico della sostanza è del tutto trascurabile e la quantità eventualmente assorbita viene eliminata per via renale. Dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicologia non hanno evidenziato una significativa tossicità sistemica di Macrogol. Non risultano tuttavia studi sulla tossicità fetale e sulla genotossicità. Studi sulla morfologia della mucosa intestinale, in pazienti, elenco degli eccipienti per Gidal 7,3 g polvere per soluzione orale sodio solfato anidro sodio bicarbonato sodio cloruro potassio cloruro simeticone acesulfame potassico aroma mandarino, destrosio, maltodestrine, gomma arabica, colorante giallo tramonto FCF, e, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.